crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Tutti sognano di arrivare al Final Table, io ci sono arrivato, no, purtroppo non con una montagna di chip, ma con un microfono in mano per intervistare il regista Max Cerani, l'uomo che deciderà come inquadrarvi quando arriverete, spero per voi, al tavolo finale. Nostalgico delle 32 carte, ma da qualche tempo appassionato anche di Texas Hold'em, ci regala i suoi segreti tecnici. Io sono, diciamo, abbastanza classico, nel senso che questo schema camera è quello, diciamo, classico, diciamo, americano. In ogni caso è formato da quattro camere per seguire il gioco. Il quattro camere perché sono otto giocatori, quindi la matematica è molto semplice, sono due giocatori per ogni camera. Questo per seguire quello che è il tavolo. A questo c'è l'ausilio di alcune camere fisse, che se vedrà dopo il camera come fare per mostrarvi, che sono le camere fisse, quelle in alto, che mostrano una, il flop. Noi abbiamo deciso di tenere fissa. E poi un'altra camera che fa un totale del tavolo, in modo che in qualsiasi momento quella camera dà l'idea di quello che è successo. A lì si aggiunge il crane, o il Jimmy Jib, come chiamiamo noi in gergo, che è quel braccio che sicuramente avrete visto e che vedrete, il quale dà una certa dinamicità. Per dare dinamicità a questo schema camere si usano di solito gli inglesi e gli americani, che hanno un budget piuttosto elevato. Usano quello che si suol dire in studio, noi chiamiamo gas pedestal, poi vedrete, e che sono queste camere da studio, le quali hanno un movimento molto fluido per dare un attimo dinamicità al fatto che comunque i protagonisti di questo gioco sono statici. E da lì si racconta la mano, insomma, quella che poi vedete su Poker 1 Mania. A questo si aggiunge una scenografia che va composta ogni volta. Ognuno la compone come i propri gusti. Noi abbiamo avuto anche delle direttive dall'Inghilterra, per cui comunque cose molto belle, tipo fondale lo chiamiamo Pisellini, okay, che vedete alle mie spalle, illuminato, che è un classico, diciamo, di Poker Stars, sia negli APT che negli IPT e anche nelle produzioni di Nord America e Sud America. Dopodiché abbiamo questo sistema infernale. Esistono ultimamente, voi avete visto che esistono più sistemi, addirittura meccanizzati, hanno dei pro e dei contro. I sistemi meccanizzati, tipo di scouting inteso che leggono le carte con il chip, ti aiutano da un punto di vista del live. Però noi abbiamo questa limitazione che noi live non possiamo mostrarli, perché altrimenti tutti vedrebbero le carte di tutti. Per cui anche su questo io sono un po' più nostalgico, quindi ho le mie microcamere che registro tutte in ogni caso, e li affidiamo a una società che fa la grafica, che con l'ausilio, diciamo, delle telecamere che noi utilizziamo fanno uno scouting in tempo reale, quindi voi potete vedere almeno i raise, i call, senza vedere le carte ovviamente, diciamo le azioni. Una mia curiosità, l'unica, è: rispetto a americani e inglesi, siamo molto indietro o siamo arrivati al loro livello? Abbiamo le qualità per superarli? Sii sincero. Il movimento italiano è cresciuto moltissimo a livello, sto parlando dei miei colleghi di regia, secondo me. In Italia ci sono delle buonissime produzioni di poker. E questo secondo me è un grosso traguardo, perché noi sicuramente non abbiamo i budget. Io, quando mi è capitato di parlare con i vertici inglesi che producono le PT, praticamente fanno più o meno le cose che facciamo noi, solo che noi le facciamo con un budget inferiore. Noi da buoni italiani riusciamo a sopperire alcune lacune, secondo me, non so come dire, bisognerebbe vedere tutti con la stessa macchina. Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia.